Bentornati a Intercultura TV. Questa volta non vi siete lasciati ingannare e circa il 70% di voi ha risposto correttamente. Siamo in collegamento con Vittorio, che dalla Danimarca appunto ci spiega com'è studiare in una scuola danese. Ciao a tutti, sono Vittorio De Pietro, ho 16 anni e vengo da Taurisano, un piccolo paese in provincia di Lecce. Faccio parte del centro locale di Gallipoli. Sto facendo un programma annuale in Danimarca, sono qui da un mese e ho vinto una borsa di studio totale della Fondazione Casillo. In un piccolo paesino dal nome quasi impronunciabile, Solvorstrand, vicino Copenaghen. Direi che è tutto diverso, davvero tutto diverso, e sia dal punto di vista della società, perché in Puglia le persone, diciamo, sono molto accoglienti, sono molto simpatiche, mentre invece qui inizialmente le persone sono un po' fredde e stanno sulle loro, quindi è un po' difficile all'inizio cercare di creare una relazione stabile. Però, come ci hanno spiegato anche al campo di formazione prima di andare nelle famiglie, le persone danesi sono un po' come una noce di cocco, quindi all'inizio un po' dure, però poi dentro molto, molto dolci. Con i professori mi sono trovato benissimo, sono molto simpatici e disponibili, e addirittura alcuni dei miei professori sono stati così carini da fornirmi il materiale corrispondente in inglese in modo da poter rimanere al passo con la classe. Questa è una cosa che ho apprezzato molto. Allora, la scuola che sto frequentando adesso in Danimarca è un gymnasium, una scuola di livello alto. Le materie principali sono matematica, fisica e biologia, chimica, facciamo anche biotecnologie, questo è un argomento molto molto interessante. Poi in materie secondarie come ad esempio l'inglese, il francese, il danese, la storia. Qui tutti quanti durante la lezione hanno il loro computer e il loro tablet, che viene utilizzato per tutto, quasi nessuno utilizza il cartaceo, non si usano neanche i libri cartacei tra l'altro, e quindi tutti quanti prendono appunti con il computer, presentazioni PowerPoint. Questa è una cosa molto interessante della Danimarca. Hi hi, this is Nat. Manche tak, Vittorio. Vi svelo un piccolo segreto. Anche io sono stata in Danimarca 5 anni fa. In Danimarca, come in tutti i paesi scandinavi, a scuola si è proprio nel futuro. Cari appassionati di materie scientifiche, questo è il posto adatto per voi. Una domanda che molti di voi si staranno ponendo in questi giorni è: ma perché proprio dovrei iscrivermi con Intercultura? Beh, non siete i soli. Christian, un nostro volontario, vi racconta perché lui l'ha fatto. Ciao, sono Christian, sono un volontario di Intercultura e oggi sono qui per spiegarvi perché 4 anni fa ormai ho scelto Intercultura per trascorrere il mio anno all'estero. Tanto ci sono tantissime possibilità per andare all'estero, ma fin da subito Intercultura mi è sembrata diversa, perché ho visto del contatto umano. C'erano dei volontari che sono venuti nella mia scuola, mi hanno cercato, ho parlato con loro. Questo contatto umano mi è subito piaciuto, e mi è piaciuto che non si sia perso subito. Durante tutto il percorso che poi ti porta a trascorrere il tuo anno all'estero, conosci altri ragazzi che come te vogliono partire, con cui puoi condividere dubbi, perplessità, idee, e il contatto umano non si perde nemmeno quando si ritorna poi alla fine, quando tu pensi ormai ho finito l'anno, la mia esperienza è finita, e invece no, perché si continua, c'è un gruppo di amici che ti segue, che ti aiuta, diventi parte di questo gruppo e a tua volta aiuti altra gente. E penso che questa sia la caratteristica forte, bella, di Intercultura, del contatto umano, che mi ha spinto a scegliere Intercultura. Con Intercultura non sarete mai da soli. Infatti, tutte le persone che incontrerete nel mondo di Intercultura, dagli incontri informativi in poi, saranno parte integrante del vostro viaggio. Ed è questo il bello di vivere un'esperienza, breve o lunga che sia, con questa associazione. Per oggi è tutto, ma non vi lasciamo con le mani in mano. Vogliamo farvi scoprire la prossima destinazione con Intercultura TV. Guardate le storie sul nostro profilo Instagram @intercultura_it e viaggiate con la fantasia. Ciao e alla prossima puntata!